Ci siamo? Cazzo, via. Via. Piacere, io sono Alex Di Gavi, sono il CEO e il marketer di Lichthouse Design, che è la società che ho fondato con il mio caro amico, nonché collega, Daniele Velosi. Salve a tutti. Qui abbiamo, in sostanza, abbiamo la mente e la mano dell'azienda. Daniele è un artigiano pluriesperiente, sia nel campo dell'elettronica che dell'arredamento e tutti i campi che concerne l'home design, appunto. E come nasce Lichthouse Design? Nasce per caso, io conosco Daniele come amico principalmente, poi un giorno mi decide di far vedere questi splendidi prodotti e io dico wow, facciamolo, mettiamoci in gioco. E così con le mie competenze tecniche, le sue competenze manovali, abbiamo coeso tutto e abbiamo creato Lichthouse Design, appunto. Voi vi chiederete Lichthouse Design perché società italiana si chiama Lichthouse Design, che sarà mai? Lichthouse Design riprende il suo nome da George Christoph Lichtenberg, che è un fisico tedesco che scoprì il nostro metodo principale, che è il metodo Lichtenberg, che consiste nel applicare 10.000 volte su una superficie isolante. Isolante, nel nostro caso il legno. Esatto. E ovviamente lo usiamo solo per scopi di design, non elettrizziamo nessuno, come non diamo fuoco a nessuno, perché usiamo anche una tecnica particolare che impiega il fuoco, impiega in particolar modo questi cannelli, è il Tsuji-Ban. Il Tsuji-Ban è un metodo giapponese che usavano fino all'antichità per far sì che il legno rimanesse impermeabile e non subisse contaminazioni o degradazioni da agenti esterni. Noi ovviamente non bruciamo completamente il legno come facevano in Giappone, che carbonizzavano letteralmente il legno, ma gli diamo solo una leggera passata per far sì che venga risaltato innanzitutto la venatura e venga anche preservato al meglio, senza utilizzare impregnanti sintetici, resine, coloranti, tutte cose che poi hanno un impatto ambientale. Infatti precisiamo che noi utilizziamo, i pochi impregnanti che utilizziamo sono a base naturale, a base di acqua, e rispettano le normative europee, quindi non ci sarà nessun impatto. Esatto. Come non ci sarà nessun impatto dall'inizio alla fine del prodotto, dal reperimento del legno. Noi prendiamo tutti i nostri prodotti, tutto il nostro legno localmente, dai nostri terreni. Sotto bosco. Esattamente. E sono tutte carcasse di legni che sono destinati a essere abbandonati o a marcire. Noi gli diamo una seconda vita e li portiamo nelle vostre case. Abbiamo illustrato le tecniche. I prodotti sono semplici fondamentalmente, ma particolari. Andiamo dall'orologio a parete, fino allo specchio, fino al lampadario. Al portabottiglie. Un po' di tutto, tutti più disparati. Poi, a seconda della richiesta del cliente, noi possiamo realizzare praticamente qualunque cosa sia mobilio. Su misura e a vostro piacimento. Sì. Comunque, i nostri prodotti sono visti nascere, diciamo così. È come se fosse dallo stato embrionale fino alla consegna, c'è un mano per la mano da parte mia, dove vi farò assistere a tutte le fasi di realizzazione di Daniele e vi farò vedere nascere dall'inizio alla fine questo prodotto. Arriverà direttamente così, come se fosse una piccola creatura nelle vostre case. Certo. Ci siamo affiliati recentemente a Yusho. Noi siamo su diverse piattaforme e-commerce in realtà, però puntiamo molto su Yusho perché è un'azienda italiana in primis, secondo non richiede costi di iniziazione, solo una piccola restituzione sull'eventuale vendita, e ci dà a disposizione tantissimi strumenti come questo stesso video illustrativo che veramente fanno in pochi. Quindi stiamo umanizzando un po' il tutto perché vogliamo riportare la comodità dell'online, però allo stesso tempo far vivere l'emozione della fisicità di acquistare un prodotto artigianale come se foste fisicamente qui. E questo è quanto, questa è la nostra piccola, breve, realtà. Speriamo anche fruttifera realtà. Grazie mille, grazie da parte mia e grazie anche da parte di Daniele. A tutti. Buon proseguimento. Va bene. Mo' va bene.